Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Sì ragazzi, siamo in appartamento ancora, ma vi spiego anche il perché, per chi non lo sapesse, per chi magari è arrivato adesso. La vecchia guardia sa tutto, per quelli nuovi siamo in appartamento perché abbiamo avuto un problema tecnico abbastanza importante con Pachi, il nostro fuoristrada. Vi metto qui il video in tendina e quindi per circa 10-15 giorni dobbiamo rimanere qui in appartamento. Le cose vanno come devono andare perché il titolo parla chiaro. Finalmente abbiamo il riscaldamento. Ne abbiamo approfittato in questi 10-15 giorni di stop forzato. Perché? Perché abbiamo fatto arrivare finalmente il cinebasto o webasto cinese o chi più ne ha più ne metta. Noi abbiamo sempre aspettato, abbiamo sempre temporeggiato perché comunque vado, non abbiamo mai sentito il bisogno. All'interno della tenda non soffriamo mai il freddo perché con il cappuccio interno, vi metto qua il video in tendina della tenda di come è fatta e come non è fatta, non abbiamo mai avuto questi gran problemi di freddo. Il problema è che adesso è arrivato il periodo invernale. D'inverno, e per chi appunto non lo sa, noi viviamo per circa il 90-95% della nostra giornata all'esterno. Quando arrivano le 4:30-5 di sera che il sole cala, siamo praticamente al freddo e quindi ne abbiamo discusso io e Moira e alla fine della fiera abbiamo deciso prendiamo un bel cinebasto, magari di quelli Holy One, che sono praticamente quelli portatili, non quelli da installare perché tanto comunque noi lo useremo all'esterno e quindi eccoci qua. Prima di cominciare ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, tanto non vi costa nulla perché è gratuito e almeno così la community cresce. Vi ricordo che a 10.000 iscritti aprirà il canale di Moira sulla cucina on the road. Che altro dire? Cominciamo, va bene? 3, 2, 1. Eccolo qui il nostro bel scatolone, bel cartone. Prima di cominciare con l'unboxing ragazzi, volevo veramente di cuore ringraziare il Club Felici Possessore Riscaldatore Diesel Cinese. È un gruppo Facebook, direi il gruppo Facebook più esperto, diciamo più sul pezzo per quanto riguarda gli scaldatori cinesi. Ci siamo iscritti qualche mese fa, abbiamo ascoltato e letto quello che diceva la gente, ma soprattutto abbiamo letto i manuali. Io so che l'amministratore si incazza sempre per persone che fanno domande già ovviamente trattate, quindi il mio consiglio è entrate nel gruppo, leggete il regolamento e poi in alto a destra c'è il pulsante file, lì trovate tutti i manuali, cioè ragazzi questi hanno tradotto dall'inglese, dal cinese, da quello che è la lingua delle istruzioni che escono dal cinebasto, lo hanno tradotto in italiano per voi, quindi il minimo che potete fare è andate a leggervi i file in base al vostro riscaldatore, in base al vostro display, vi scaricate il manuale e vedrete che riuscirete a fare tutto. Chiusa questa parentesi possiamo cominciare con aprire il mitico pacco. Lo abbiamo acquistato da Vevor.es. La Vevor, se ho capito bene, è un po' l'azienda che importa, diciamo, in Europa quelli che sono i riscaldatori cinesi. Muniamoci del nostro fido coltellazzo da cucina. Coltello per il pane, ragazzi, non ho altro con cui aprire questo pacco. Allora, tac. Questo pacco io ho visto arriva dalla Germania, quindi non arriva dalla Cina, ovviamente arriva tutto dalla Cina, ma molto di meno avranno, penso, un magazzino in Cina. Prima cosa, la marmitta, che poi questo qua è un terminale, penso. Sì, è un terminale, dentro non c'è niente. Poi, terminale, poi, eccolo qua subito. Ok, allora facciamo così, lo ribaltiamo. Allora, telecomando, ecco, questo cinebasto è la versione con il telecomando rosso. Con questo telecomando poi vi farò vedere anche le funzioni. Si può accendere, spegnere a distanza e anche cambiare la temperatura, mi sembra, e altre funzioni. Comunque lo vediamo dopo. Allora, solleviamolo. Ok.
Allora, manuale di istruzioni. Questo è il manuale di istruzioni per il display blu e il display dorato, perché io ho preso la versione quella con il display dorato. Praticamente la differenza sostanziale tra questi due display e gli altri, se ho capito bene, poi ragazzi, se qualcuno del club vuole correggermi sotto lo faccia pure, è che questi due hanno l'altimetro. Cosa vuol dire avere la funzione altimetro? Vuol dire che in base alle quote che vi trovate, quindi non so, sul mare, in pianura o in montagna, lui si regola automaticamente. Non entrerò mai nel dettaglio, ragazzi, perché io non vi sto insegnando nulla. Ho soltanto acquistato un prodotto e ho preso le informazioni sul loro club. Ma se volete sapere in dettaglio di cosa stiamo parlando, andate sul club, perché loro, ragazzi, sono veramente dei professionisti. Tubo dell'aria. Questo tubo qui è praticamente quello che porta l'aria calda. Voi vedete, si espande, si allunga. Adesso poi vedremo anche di quanto. Questo è fatto di, penso, alluminio e si innesta nella parte anteriore e si porta l'aria calda lì dove bisogna riscaldare. Poi, questo qua è il tubo della aspirazione. Questo è molto importante perché ovviamente il bruciatore, perché non è altro che un bruciatore, pesca l'aria fresca, l'aria buona, per poi convertirla in aria calda. La brucia in camera di combustione insieme al diesel e butta fuori la calda. Quindi questo è il tubo dell'aria di aspirazione. Questa è la marmitta, lo scarico. Qui leggevo sul gruppo che molti ragazzi ne combinano di ogni, lo fanno passare in mezzo alla plastica. Ragazzi, questa è incandescente, questa è un po' come la marmitta della macchina. Questa tira fuori il gas di scarico dalla camera di combustione e la butta fuori, quindi questo è da ritenersi molto molto importante perché è incandescente e bollente. Quindi quando andate, adesso in questo caso è tutto all in one, cosa vuol dire? Che tutto all'interno, non dovete installare nulla a parte i tubi che adesso vedete. Ma ragazzi, quando installate invece la versione quella kit, quindi quella lì classica, vi metto una foto giusto per farvela vedere, mi raccomando, tenete conto sia di questo che il tubo dell'aspirazione, ma soprattutto di questo che il tubo della marmitta. Mi raccomando, collettori, mica collettori. Questo è il filtro da mettere sul tubo dell'aspirazione, serve per non far entrare impurità e via dicendo. E qui poi dopo avete i cavallotti e chi più ne ha più ne metto, quindi i bulloni e via dicendo. Ora facciamo ritornare in giù il nostro amico. Ok. Ok, eccolo qua ragazzi. Adesso il display, questo è fatto anche per essere staccato, non incastrate qua dentro. Allora, lui misura 39 di profondità, 39 per 35 per 15 cm di spessore, quindi è molto piccolo. Differenza tra il cinebasto da installare e questo modello All in One è che praticamente qui avete la stessa roba che avete quello da installare, solo che già installato. Se noi adesso apriamo le clip laterali, vi faccio vedere che lui all'interno ha gli stessi componenti di un cinebasto normale. Okay. Qui avete il suo serbatoio, qui avete il bruciatore, display, pompa del gasolio qua dietro e quindi tutta quanta la parte elettronica. Il serbatoio, allora, noi abbiamo preso questo 2 kW, quindi è più piccolino. Voglio fare anche un test, questo lo farò magari più avanti, un test di quanto dura con un pieno di gasolio, ma per il resto questo, volendo, se poi un domani decidiamo di installarlo all'interno del carrello, all'interno della macchina, basta smontarlo ed è un cinebasto di quelli di normale. Allora, vi faccio vedere, adesso lo richiudiamo, vi faccio vedere l'ingresso dell'aria pulita e l'uscita dello scarico, in modo che almeno potete vedere anche come sono fatti. Cosa molto importante, molti, io leggo in giro, ah ma no, cinebasto è pericoloso, c'è gente che ha preso fuoco il camper. Allora ragazzi,
Io dico sempre, prima di giudicare bisogna informarsi. Io ovviamente, quando all'inizio cominciavo a leggere di gente che aveva problemi, chi non funzionava, chi e via dicendo, ovviamente di primo acchito si dice ok, è un prodotto cinese, vale poco e via dicendo, e quindi uno si orienta magari su prodotti più costosi. Il problema fondamentale è che spesso giudichiamo un libro senza praticamente leggerlo. Allora, lasciate indagare. Beh, ragazzi, mi sono reso conto che il 95% e azzarderei anche il 99% delle persone con cui che hanno problemi con questo, hanno problemi perché lo installano male. Perché c'è sempre dietro un errore di installazione, c'è sempre una sperimentazione di un sistema nuovo di installazione. Ma come ho letto spesso sul gruppo, e vi ripeto, andate nella descrizione, trovate il link. Ragazzi, l'installazione non è difficile, è una sola, non ce n'è mille modi. C'è gente che si inventa su dove mettere la marmitta, dove mettere l'aspirazione. No, il problema fondamentale è che la gente non legge le istruzioni, non si documenta, non si informa e installa male questo prodotto. Questo prodotto comunque è da ritenersi un bruciatore che arriva anche, mi sembra, a 250-300 gradi, non vorrei dire un'eresia. Quindi, se lo installate male, potete fare anche dei seri danni. Quindi, mi raccomando, prima ancora di acquistarlo, andate su questo gruppo o andate online a documentarvi e imparate bene quello che state acquistando e quello che userete in futuro, perché è veramente un attimo fare dei disastri. Allora, qui avete, come vedete, due fori, che abbiamo diviso in due fori. Questo è praticamente quello dello scarico, della marmitta, dove escono appunto i gas di scarico incandescenti. Qui avete il tubo del gasolio e quest'altro foro è invece l'aspirazione per la camera di combustione. Qui non dovete fare altro che installare 1 e 1, 2, ovviamente questo dello scarico il più lontano possibile l'uscita, e niente, lui è già pronto. Ora, io farei così, lo preparo installando i tubi e via dicendo, facciamo un po' di gasolio, per l'occasione mi sono procurato anche il gasolio, e mi sono fatto prestare dal mitico Javier, il meccanico che mi sta riparando la macchina, una batteria 12 volt. E così facciamo un collegamento volante e lo testiamo. Sono molto ma molto curioso. Fase di installazione tubi. Volevo installare il tubo dello scarico e mi sono già accorto di un difetto. Allora, questo tubo qui, come vedete, è, non so, flangiato, zigrinato, serve per farlo curvare e fino a qui tutto va bene. Il problema è che, come potete vedere, la curva, io provo a fargli fare la curva il più vicino possibile allo scarico, il problema è che la curva non comincia abbastanza prima, adesso cercate di capirmi, per farlo stare in piedi e quindi non toccare per terra. Vedete qual è il problema, ragazzi? Non riusciamo a curvarlo perché ovviamente c'è un limite strutturale del materiale. Ora io cosa ho fatto però? Sono andato online a cercarmi qualche video e qualche foto. La cosa divertente è che in tutti questi video tutti quanti lo hanno sollevato. Hanno costruito delle zeppe, un qualcosa per sollevarlo da terra, perché molto probabilmente anche loro non riuscivano a curvarlo. Qui adesso le soluzioni sono due. Ora per la prova, per il test, lo solleveremo, metteremo sotto qualcosa e va bene. La soluzione che voglio fare io, piuttosto che creare delle zeppe, quindi sollevarlo e aumentarne la dimensione, è procurare delle curve. Prenderemo delle curve, non lo so, ci inventeremo qualcosa, perché purtroppo, come vedete, questo è il massimo della curvatura che riusciamo ad ottenere. Prima non si riesce a curvare. L'ideale sarebbe cominciare a curvare qui, però non si può perché manca la zigrinatura. E poi, ripeto, questo è il nostro. Se voi avete avuto problemi anche voi, scrivetelo nei commenti. Viceversa, sti cazzi. Niente, ci inventeremo qualcosa. Qui abbiamo il tubo della aspirazione. Questo qui va sulla marmitta. Il tubo dell'aspirazione. Adesso ci mettiamo questo collarino che serve per stringere il tubo. Io ora però, figa vuole, non ho neanche i cacciaviti dietro, quindi per il test che faremo ora lo lasceremo così e poi dopo fisserò il tutto. Comunque sostanzialmente potete far passare o il tubo qui, o io ho visto un video dove l'aspirazione la fanno passare praticamente da tutt'altra parte dello scarico, perché se lo fate passare insieme c'è il rischio
che i gas di scaricano e i gas di scarico entrino dentro l'aria buona del bruciatore. Qui c'è il tubo verde del gasolio che la Moira giustamente mi ha detto, ma il tubo lo fa passare così vicino? È anche vero che passa attaccato al tubo dell'aspirazione, quindi questo tubo sarà freddo, non c'è nessuna preoccupazione. Questo è il tubo dello scarico, questo invece è il tubo dell'aspirazione per la camera di combustione. Per adesso facciamo questo collegamento volante, ma appena rientreremo in possesso della nostra casa, cioè Pachi, sistemerò tutto. Poi valuterò se trovo una curva, ci installo la curva, se non la trovo, come ha detto Moira, faremo gli spessori anche noi. Lo trovo assurdo perché comunque vada questo riscaldatore viene venduto come plug and play, quindi chiave in mano, però come potete vedere non possiamo appoggiarlo bene a terra perché quella curva non ce lo facciamo. Vabbè, andiamo fuori in balcone e lo testiamo. Allora, ovvio che in questo video sarà l'unboxing e la prima accensione che faremo adesso. Poi faremo, ovviamente voglio testarlo un po', e farò un video con una sorta di recensione dove spiegherò anche come accoppiare il telecomando al cinebasto e poi tutte le sue funzioni. Vediamo un attimo di fare un video in italiano fatto come si deve. Nero, negativo, rosso, positivo. Ovvio che adesso farò un collegamento volante, ma poi quando tornerà a casa nostra, cioè Pachi, faremo un bel sistema, magari con i morsetti o ci inventeremo qualcosa. Prima il nero, poi il rosso. Allora, facciamo gasolio. Non ne metterò tanto, perché tanto non ne serve tanto. Ok. Ci sono due scuole di pensiero. Prima accensione, c'è chi dice che bisogna fare il carico manuale del gasolio, quindi forzare la pompa a ricaricare l'impianto. L'altra scuola di pensiero, che è quella che io condivido, è quando voi collegate la corrente al cinebasto non dovete fare altro che la prima accensione e tenere premuto il pulsante accensione e lui caricherà, sentirete proprio la pompa caricare tutto l'impianto. Quando avrà finito di caricare l'impianto la pompa si spegnerà automaticamente. Quindi corrente c'è, andiamo a tenere premuto. Io voglio cronometrare anche quanto tempo ci mette ora che comincia a partire e a erogare l'aria calda. Ricordiamoci che questa è la prima accensione, quindi può essere che faccia del fumo bianco. Vediamo. Ok, il display non tanto si vede, però comincia a sentirsi la ventola girare. Vediamo se togliendo il display riusciamo a vederlo, perché ok, così si vede. Allora, la ventola è partita, io non so se riuscite a vedere ragazzi, non penso perché il display si vede veramente poco. La ventola comunque è partita, ora vediamo quanto tempo ci metterà a girare. Questo rumore che sentite è la pompa che sta ora riempiendo il circuito del gasolio. Ripeto, io non ho fatto nulla all'inizio, quindi non ho forzato nessun riempimento, ho semplicemente tenuto premuto per circa un secondo e mezzo il pulsante di accensione. Sto cercando di togliere la pellicola, perché mi sa che è la pellicola che fa riflettere la luce e non si vede bene il display, ma è stata messa così bene che non si vede. Qui intanto la ventola sta buttando, adesso esce aria calda. Dallo scarico ancora non esce niente. Intanto il cronometro sta andando perché voglio capire quanto tempo ci mette. Ecco, ora si sente il motore partire. Adesso è partito il bruciatore. Qui comincia a diventare tiepida l'aria. Non è tanto rumoroso però, eh? Pensavo peggio. Non penso che sia già al suo massimo, eh? No, già, poi potete regolarlo, eh? Anche qui, poi nel video che farò di recensione, nello specifico, vi farò vedere anche come regolare i gradi, perché c'è chi regola i gradi, chi regola gli hertz. Poi vedremo, devo imparare a conoscerlo anche io.
l'aria comincia a essere già calda. All'inizio si avrà un assorbimento di circa 10 amperi, io controllerò anche questa cosa. Come vedete ora la pompa ha smesso di pompare gasolio perché probabilmente il circuito è già pieno e qui sta cominciando a buttare aria calda. Porca vetta, che figata! Per alcuni può sembrare una cosa stupida, ma per chi come noi in viaggio è tantissima roba. Ora l'aria è veramente bollente. Che roba, ragazzi. Test riuscito. Ora il cronometro si sarà interrotto, io non ho tenuto bene a mente, ho fatto partire il tempo. Questo è per farvi capire quanto tempo ci ha messo ora dalla prima accensione a poi tutto il procedimento. Ora, io ho letto sul gruppo su Facebook, ve lo metto sotto in descrizione, la prima accensione è di lasciarlo girare almeno 20 minuti, una mezz'ora, in modo che almeno va tutto insieme. Mamma mia, dalla marmitta butta fuori veramente aria bollente. Lasciamolo girare una mezz'oretta e dopo chiudiamo il video. Concludiamo, ragazzi. Allora, che dire, prima impressione super positiva. In scarsi 4-5 minuti abbiamo l'aria calda, ma aria caldissima. Ora era la prima accensione, infatti ho letto sul gruppo che la prima accensione ci mette un po' di più, le altre accensioni c'è addirittura gente che dice dopo 2 minuti è già l'aria calda, quindi tantissima roba. L'unico neo è il discorso dello scarico. E ovvio che il cinese cosa ha detto? Prendo il cinebasto di prima e lo assemblo in un corpo e fino a lì ci sta. Però amico mio, devi prevedere il discorso della curva. Questo è il massimo della curva che riusciamo a fare, però lui rimane così inclinato. Ora, ripeto, o trovo delle curve, quindi una curva un po' più che comincia un po' prima, oppure, come ha detto la Moira, metteremo dei piedini. Ripeto, questo video è un unboxing e prime impressioni con prima accensione. Verrà sicuramente un video, adesso lo testeremo con calma, metto i raccordi, preparo le correnti e tutto. Lo testeremo per qualche tempo e poi dopo vi faremo un video di recensione completa con istruzioni anche per come usare i comandi e come usare il telecomando, abbinarlo e via dicendo. Quindi ragazzi, non ci resta altro che concludere il video. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, ma soprattutto mi raccomando, andate sul gruppo Club Felici Possessori Riscaldatore Cinese Diesel. Io ho un consiglio che do all'amministratore: cambia il nome, metti uno un po' più corto, non so, Club Cinebasto Italia, che magari fa anche più scena. Detto questo, ci vediamo al prossimo video e seguiteci sul canale. Un abbraccio di cuore dal Frank, dalla Moira Regia. Ciao!